C'è di bello che mi stavo già preoccupando per lo sfondo. Quando ad agosto qui sarà tutto Halloween ed effettivamente mi sono detta forse non avrò tanto tempo di fare video normali durante agosto e poi dove li faccio, visto che sennò poi spoilerò lo sfondo. Non c'è bisogno perché tanto ormai sono dipendente da questo sfondo qua e lo uso per tutto. Ciao Vets, questa è la weakness di luglio che è particolarmente importante, diciamo, perché è quella che lancia la Instagram Challenge di quest'anno. Se non sai di cosa sto parlando, tutti gli anni da un po' a questo punto metto insieme una lista di 31 parole che usiamo come stimolo per fare una foto al giorno su Instagram. È una sfida che si fa con se stessi, non ci sono granché regole, cioè io cercherò di mettere una foto al giorno con le parole della Instagram Challenge che metterò qua. So che non è la figurina più estiva di sempre, c'è stato molto dibattito con la mamma sui colori perché diceva che era troppo autunnale. Diciamo che è una figurina particolarmente dedicata a quelli di noi che non impazziscono per l'estate, ecco. Insomma, per ogni giorno c'è una parola, no? Che tu puoi interpretare come vuoi. Ci tengo a specificare che nel 30, se non mi sbaglio, è alone, non alone, però se vuoi leggerlo alone, usala come alone. Se vuoi cambiare gli accenti, alcune delle parole sono con l'asterisco perché le puoi vivere come vuoi. Sono proprio soltanto un trampolino per l'immaginazione se hai voglia di fare questo gioco tutti insieme. Usiamo l'hashtag InstaPrism2022, che è molto sintetico e comodo, no? Così possiamo guardare tutte le foto gli uni degli altri. Ogni anno è una circostanza bellissima, anche perché ci sono alcune foto che ti fanno venire voglia di andare a caccia di una foto un po' particolare. Ogni anno mi sono divertita come una pazza, non vedo l'ora di cominciare. Si comincia domani, cioè ovviamente dal primo di agosto, quindi hai qualche ora se vuoi per cominciare a pianificare, però si comincia domani. L'altra cosa nel mondo reale, nell'outernet di questo mese, per me era ieri, e cioè il 25 di luglio sono stata al concerto di Harry Styles. Intanto è stato il mio primo concerto dopo due anni e mezzo, e devo dire che c'era una bella atmosfera. Io avevo paura del caldo della ressa. Il caldo c'era, ce n'è stato tanto, però la ressa no, perché io e la mia amica siamo rimaste sul fondo del parterre insieme a un paio di mamme e papà stanchi seduti per terra. Avevamo tantissimo posto intorno, dalle porte aperte veniva anche un po' di corrente. La setlist secondo me è stata molto bella, è stato un concerto divertentissimo. A un certo momento, tra l'altro, avevano dato, immagino, dei foglietti colorati a quelli che stavano sulle tribune, e quindi a un certo momento il Palamalaguti è diventato tutto un arcobaleno. È stato molto bello. Per il resto, dunque, come al solito, cominciamo dalla televisione, va là. Sto guardando queste due serie su Apple TV Plus, sì. Ho sempre il dubbio di non dire il nome giusto perché c'è sia il Plus che il TV e mi sembra ridondante. Comunque, ecco, è cominciata la terza stagione di Trying, che è una serie che seguo fin dall'inizio. È la storia di questa coppia che sta insieme da una vita. E all'inizio della prima stagione si dicono: ok, bene, siamo pronti, proviamo ad avere dei figli. E questi figli non arrivano. Quindi da lì in avanti, insomma, appunto, è il loro tentare di allargare la loro unità familiare. Si regge tutto sulla chemistry incredibile, non solo di loro due, i due protagonisti, ma di tutti i comprimari. Soprattutto c'è la sorella di lei, che è un personaggio stupendo, perché sono due donne molto diverse. La lei della coppia principale è emotiva, è un po' whimsy, è allegra, sempre ottimista. La sorella è l'esatto opposto, questo Bob alla Karen, rigidissimo, lo sguardo di ghiaccio, è sposata con un cretino. Stavo cercando un eufemismo, ma non c'è. Anche i suoceri sono personaggi dolcissimi, e qua in particolare forse devo menzionare il papà di lui, della coppia, che è uno di quegli inglesi un po' come il papà di Fleabag, se vuoi, che non sanno parlare dei loro sentimenti, cioè non hanno proprio modo di tradurre quello che provano in parole, però allora lui lo fa coi fatti. Sue sono alcune delle scene più toccanti in assoluto, e questa terza stagione io ho visto solo i primi due episodi perché è molto più toccante e commovente delle precedenti. Finisco in un bagno di lacrime, le altre me le sono potute quasi bingiare, ma questa non ho gas, e per la maggior parte delle volte è colpa, tra virgolette, del papà di lui, che tra l'altro è un attore che di solito fa il cattivo. Non mi ricordo come si chiami, ma metterò qua la sua foto. Poi, sempre su Apple TV Plus, è in corso questa, la chiamano una miniserie, penso che siano
o 8 o 10 episodi. Si chiama Blackbird. Il protagonista è Taron Egerton, irriconoscibile, nel senso che è veramente pompatissimo per questo ruolo. Lui interpreta questo ragazzo di nome Jimmy, che ha avuto un po' di carriera nel football. Presumibilmente tipo a 25 anni raggiunti i limiti di età, no? Per anzianità lui smette di giocare. Questi sono i primi 5 minuti della serie. Si infila in un traffico di droga e armi per mantenere il proprio stile di vita, immagino, a questa casa molto fredda e di design, secondo me. Quelle cose che ti fanno capire che sono messe insieme più per far vedere quanti soldi sono costate che per essere abitate davvero. Non ha granché aspirazioni di legami umani, è un uomo che sembra essere molto contento di bastarsi quasi, no? Nelle prime scene che te lo presentano. Poi, insomma, qualcosa va storto e lui viene arrestato. Finisce in galera e il pubblico ministero gli fa un'offerta e gli dice: guarda, se accetti, insomma, ti dichiari colpevole, ti diamo 5 anni. Lui accetta questo compromesso, però il pubblico ministero l'ha ingannato e in realtà vogliono usarlo un po' per, sai, per fare un esempio, no? Di qualcuno che venga punito in modo esemplare, quindi di anni gliene danno 10. Forti di avere il coltello dalla parte del manico anche così, la stessa detective che l'ha incastrato per questo primo arresto, dopo qualche mese che lui è in galera, gli dice: guarda, ci sarebbe modo di farti uscire prima se fai una cosa per noi. E lui ovviamente all'inizio dice: no, cioè, scusate, mi avete fatto a pezzi con il primo accordo che mi avete sottoposto, non ci casco di nuovo. E poi invece, insomma, viene presentato quale sia questa missione. Si tratta di fare un trasferimento in un'altra prigione di massima sicurezza che si chiama Springfield. Perché il punto è che Jimmy è molto charmant, la gente si trova facilmente a raccontare i cazzi propri a Jimmy, che magari fa quelle 2 o 3 domande all'inizio e poi riesce solo a far la gente parlare. Insomma, la detective ha bisogno che parli questo che è in galera come serial killer, che però rischia di uscire in appello. Se invece riescono a incastrarlo, insomma, che lui confessi, ovviamente riescono a tenerlo dentro. Quindi c'è se Jimmy accetta questo lavoro e come questo lavoro vada avanti. E poi quando salta fuori questa storyline qua, oltre a quella di Jimmy, arriva la storyline di quando hanno messo in galera questo serial killer che si chiama Larry, cosa che avviene negli anni 90. E tra l'altro nel ruolo del papà di Jimmy c'è Ray Liotta. È un ruolo anche qua, è molto commovente, poi è commovente vederlo, te la consiglio. È molto cupa. Un po' alla True Detective, se vuoi, con alcune inquadrature, specie delle lande desolate o forse tutte agricole degli Stati Uniti, però è meno mistico per adesso. Mi sta piacendo molto, devo dire. Non ti aspettare un ritmo sincopato, però sì, mi piace, mi tiene lì. Per quanto riguarda Sandman, allora, sono arrivate tutte le notizie dal Comic Con, e in particolare è uscito un link a un certo momento su Instagram che ti offriva di registrarti alla versione digitale della premiere di Londra. Se lo ritrovo e se funziona ancora, te lo metto tra i link del box. Comunque, insomma, io mi sono registrata e ho ricevuto l'email di conferma, per cui mercoledì 3 mi mandano il link e boh, io vedo qualunque cosa sia questa versione digitale della premiere di Sandman. Da un lato ho l'ansia, perché metti che mi fanno vedere o un episodio o anche solo un pezzo consistente dell'episodio 1. Io poi però devo aspettare fino al 5 per vedere tutto il resto. Forse non è stato un grande piano, comunque. Allora, il 3 c'è questa cosa della premiere digitale. Il 4 abbiamo la live del GDL GDV, in cui parliamo soprattutto, immagino, di Sandman. Sai che erano settimane che ero lì a interrogarmi, mami mo, non so se fare un video, magari è inutile. Allora, fermo restando che probabilmente è inutile, io avrei deciso di fare un video il più sintetico possibile delle cose base da sapere per vedere Sandman, da far uscire durante il giorno di giovedì 4 e poi la sera parliamo di Sandman fino all'alba, fin quando esce. Spero che come soluzione questa ti soddisfi e poi aspettiamo. Sai che non pensavo che questo giorno sarebbe mai arrivato. La serie di Sandman mi sembra un ossimoro, eppure ci siamo. Con i film, questo mese è andato straordinariamente bene e poi un po' male. Nel senso che sono andata all'Arena Puccini, che è la versione estiva, il cinema all'aperto della Cineteca. È bellissimo il cinema all'aperto, basta avere abbastanza antizanzare, le sedie sono la cosa più scomoda dell'universo, però ci sono i cuscini all'ingresso, cioè tu prendi il cuscino e poi lo riporti lì all'uscita, rende tutto un pochino più tollerabile.
ho visto Ennio, il documentario di Tornatore su Ennio Morricone. È uno dei migliori documentari mai visti, perché è un gesto d'amore proprio, ma è fatto così bene, è costruito in modo tale che ti spiega veramente chi fosse Morricone come persona, come musicista, come compositore, come guardasse la propria carriera, come guardasse quell'intorno a lui. Ci sono alcune cose che ti faranno venire veramente un po' i 5 minuti. Dirò solo due parole: Arancia Meccanica. È fatto proprio bene, è evocativo. Ho pianto così tanto che al secondo tempo fanno la pausa all'Arena Puccini, forse la fanno dappertutto ormai. Comunque, insomma, piangevo talmente così coi rivoletti che nel secondo tempo non sono stata neanche ad asciugarmi la faccia, tanto non mi vedeva nessuno, e avevo il bordo della maglietta umidiccio di lacrime. Che bella scena, eh? Vabbè, comunque, ripeto, è fatto veramente molto bene. Lo davo abbastanza per scontato, perché secondo me io avevo visto il provino prima di Dune l'anno scorso e avevo pianto durante il provino, quindi era da dire. È lungo, ma veramente ne vale la pena. Che cultura, che uomo, che sagoma, meraviglioso. Poi ho visto Elvis e ho visto Elvis con l'attitudine di vabbè, andiamo a vedere sta scemata, tanto non mi piacerà, perché io ce l'ho un po' con Baz Luhrmann da Gatsby, nel senso che Gatsby è un film bellissimo e Leo è straordinario e da vedere è magnifico, però la figura di Daisy nel film di Baz Luhrmann non coincide con quella del libro, che non è che i riadattamenti da un libro debbano essere pedissequi, fanno il plurale. Un adattamento non deve per forza essere pedisseco e letterale, però quel cambiamento lì secondo me è piuttosto cardine, e si parla di un personaggio piuttosto chiave non solo del libro ma della letteratura americana, e mi è sembrata una scelta, ecco, è una scelta che non condivido, mettiamola così. Tanto quanto sono impazzita con il trattamento della materia che ha fatto in Romeo e Giulietta, tanto non mi ha fatto impazzire in questo senso Gatsby. Poi, per dire, ha una colonna sonora che io ho consumato, cioè secondo me per 2 anni ho ascoltato poco altro che non fosse la colonna sonora di Gatsby. Insomma, arrivavo a Elvis con aspettative minime. In più, appena arrivate al cinema, io pensavo che fosse una delle proiezioni in lingua originale e invece prima parola è in italiano. Non so quanti anni fossero che non vedevo un film doppiato, e secondo me per la maggior parte è doppiato bene, tranne il personaggio di Tom Hanks, che non mi è piaciuta la scelta che è stata fatta, immagino perché non l'ho ancora visto in originale, però Tom Hanks interpreta il colonnello. Io non sapevo niente della vita di Elvis. Il colonnello è stato il suo manager per tutta la vita, un manager quasi padre padrone proprio. Secondo me il colonnello parla con quel ritmo musicale e lento dell'accento del sud. Per replicare la stessa cosa con l'italiano, lo fanno parlare molto piano e in più gira le frasi con questi toni tipo il gatto e la volpe. Non mi è piaciuto per niente. Secondo me, ti ripeto, è teso a rendere più o meno lo stesso effetto, e il suo ruolo non è che abbia granché sfumature di grigio, mettiamola così. Quindi il suo tono di voce non tradisce granché del suo personaggio. Il ragazzo che fa Elvis, secondo me, è molto bravo, vuoi che ti dica. Cioè, le movenze mi sembrano veramente studiate molto bene. Poi, magari di fronte non gli somiglia tantissimo, però da qua sì, e il film lo sa. Quindi cerca di beccarlo sempre da questa inquadratura in particolare. Non so dire quanto sia realistico, però ho sentito, cioè le uniche critiche davvero che ho sentito è che il film metta molto zucchero sul bordo del bicchiere di come Elvis abbia trattato Priscilla. Io ripeto, non so dirlo personalmente. A livello stilistico, fammi pensare se ho notato delle inquadrature mai. Allora, quello che ho notato è il solito trattamento musicale, cioè ogni tanto ci sono, non sono proprio dei remix, però delle versioni riviste delle canzoni di Elvis, che invece quelle sì, cioè per forza le conosci, ce le hai nel sangue da generazioni, no? E in particolare c'è questo momento in cui c'è 4-8 battute di Love Me Tender, però fatta cupa e quasi minacciosa. È geniale, geniale, avrei voluto notarne di più. La storia, col fatto che se non altro sai come vada a finire, più o meno in linea di massima, anche se come me non hai cultura su Elvis, comunque le info base le hai, però l'ho trovata convincente. Tra l'altro c'è
Billy di Stranger Things in un ruolo molto diverso, non ti stupirà sapere, da quello di Billy in Stranger Things. Mi è piaciuto molto più di quanto pensassi e non credo sia soltanto perché avevo le aspettative così basse. È avviluppante e mi piace che lo stile di Baz Luhrmann sia molto 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 riconoscibile subito, proprio nel modo in cui, non saprei neanche come spiegarti, come la storia procede a vortice quasi. La prima metà secondo me è più compatta e più d'impatto, che suonano bene vicini, di quanto non sia la seconda, però ripeto, l'ho trovato veramente molto convincente. Poi sono andata a vedere Thor, era la serata del film in lingua originale a Luci, l'ho trovato divertentissimo. Ora, siamo molto lontani dal Thor di Kenneth Branagh, secondo me, e da quando c'è Taika al timone il piglio proprio è tutto diverso. Poi, nonostante questo, secondo me ci sono dei momenti con cuore e emozioni dentro, nel senso che Taika non è che fa solo, sempre solo ridere per il gusto di, cioè non è uno che fa i film da osteria, per carità, lo so, nei film, nelle serie. Questo Thor l'ho trovato molto leggero, anche se si tratta di qua e là tematiche molto oscure, perché il problema è che Jane, Natalie Portman, non sta bene. Il fatto che si vedeva nei trailer, lì mi è dispiaciuto che i trailer ce l'avessero un po' rovinato, la gelosia tra Stormbreaker, che è l'ascia nuova di Thor, e Mjolnir, forse è una delle battute ricorrenti più divertenti, però sopra quello ci metto le capre. Cioè l'elemento sonoro delle capre, per quanto mi riguarda, è la cosa più vincente di tutto questo film. E quindi fin qua dici, beh, Fede, tutto bene. Poi il GDV era French Dispatch, di cui appunto un minimo parleremo anche lui durante la live del GDL e GDV di domenica 4. Io non c'ero effettivamente durante la visione del GDV, però l'ho già visto 2 o 3 volte, mi sento abbastanza sicura. Insomma, andava tutto bene. E poi decido di guardare Persuasion. Sai, ti ricordi che settimane fa ti dicevo che stavo preparando il Netflix? E uno dei titoli che avevo messo all'inizio pensando, ma non so se riesco a fare il video prima, risposta no, era proprio Persuasion. Io credo che sia uno dei peggiori adattamenti di Jane Austen io abbia mai visto. Di per sé è un filmetto Regency, una rom-com. Non so parlare della veridicità dei costumi. Ci sono alcuni elementi, diciamo, anacronistici per quello che so della società Regency, però di nuovo è assolutamente indifferente. E mi ricollego al discorso di un adattamento non deve essere pagina per pagina, sono d'accordo, però Persuasion è il romanzo più malinconico di Jane Austen, la sua protagonista anche non è come le altre protagoniste di Jane Austen, e invece l'hanno trasformato e lo hanno fatto somigliare a tante altre rom-com alla Jane Austen, per non parlare del fatto che hanno aggiornato il linguaggio, il fraseggio, mettiamola così, per cui per esempio a un certo momento per parlare di un uomo bello e affascinante viene detto che è un 10. È stato così brutale che non solo a un certo punto ho pensato di mollarlo lì, ma poi ho deciso no, voglio vedere quanto in là osate andare, e allora dopo ho riletto Persuasion perché avevo bisogno di ripulirmi gli occhi. È l'ultimo romanzo, lei era alla fine della sua vita, è un libro che parla di occasioni perse, è un libro che parla di nostalgia, di poter guardare solo indietro. Se hai visto l'adattamento di Netflix probabilmente sei lì che pensi, perché veramente è proprio il tono del film che è tutto diverso. È un peccato. Anche coi documentari questo mese è andata alla grande, devo dire, anche in grandi profondità. Nonostante mamma mi avesse avvertito di non guardare The Girl in the Picture, io e la Marty l'abbiamo guardato. Mi aveva detto di non farlo perché è straziante, è veramente straziante. È la storia di una donna che viene trovata morta, presumibilmente vittima di un incidente stradale, un hit and run, e poi si risale a chi sia, da dove venga e quant'altro. Parlano tanti che l'hanno conosciuta. Tutto questo non ti dice niente di quello che è la storia davvero, perché quelle che la conoscevano quando è morta la conoscevano con un nome diverso da quello che le è stato dato alla nascita. Salta fuori un barattolo di vermi, come ne ho letti e ne ho visti pochi, pur da 2 anni a questa parte, con tutto il true crime che consumo, questo è veramente lassù, è terribile. È fatto molto bene come documentario e non trovo che sia
che sia morboso, cioè una di quelle storie un po' come I'll Be Gone in the Dark, hai presente? Quando c'è qualcuno che si impunta su una storia e scava, scava, indaga, 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 anche se magari non è il suo lavoro, e poi alla fine arriva alla verità. Anche solo, virgolette sul solo, per la memoria preziosa, ecco, di queste vite, un documentario come questo, secondo me, è da vedere, ti farà il cuore in 4 milioni di pezzi. Mamma mia, che roba. Poi ho iniziato a vedere Keepers of the Ashes, perché l'ho visto su Disney Plus e non avevo capito cosa fosse, francamente. I Keepers of the Ashes, cioè i custodi delle ceneri, sono quelli tra gli scout che devono stare attenti che il fuoco dei falò sia veramente spento. Cioè è un ruolo che una o due persone al massimo ricoprono in un campo scout. È un documentario su questo crimine terrificante che vede vittime tre ragazzine che erano in un campo scout, erano via di casa proprio per un campo scout in Oklahoma. Ora, io all'inizio pensavo che fosse prodotto da Kristen Chenoweth, non sono mai sicura di dire giusto il suo cognome, Olive di Pushing Daisies, che inciso, una delle più belle serie di ogni tempo, una delle peggiori cancellazioni che il mio cuore abbia mai sopportato. Vabbè, insomma, lei era Olive. Io pensavo che lei questo documentario l'avesse prodotto, perché è molto centrale alla storia, e pensavo vorrà parlare dell'impatto che questo ha avuto sulla sua vita, perché tutto questo è successo vicino a casa sua e lei ha rischiato di essere a questo stesso campo scout, ma era malata e non c'è andata. Poi invece ho scoperto di no, cioè forse è solo, di nuovo solo tra virgolette, la portabandiera di questa storia, la testimonial, quasi mi viene da dire, solo che così facendo il ritmo del documentario intanto è spezzato da morire con i pezzi biografici di Kristen Chenoweth, che pure è una persona deliziosa e mi fa piacere vedere, però i pezzi in cui lei fa i corsi di canto ai ragazzi nelle scuole Non sono sicura di quanto c'entri col documentario, e il risultato è che ti sembra uno di quei documentari che perdono un po' tempo e che allungano il brodo. Non è uno dei migliori documentari che io abbia mai visto, al contrario di Ennio, al contrario anche di Girl in the Picture. E sempre della stessa falsa riga, se vuoi, ho visto solo il primo episodio del documentario su D.B. Cooper. D.B. Cooper è un caso incredibile di pirateria aeronautica, è un caso che ho trattato anche in Bomb. E in realtà la soluzione ce l'abbiamo, e di nuovo ce l'ha data la Marvel. Noi sappiamo che D.B. Cooper era Loki. L'ho trovato di una noia micidiale, uno di quelli appunto in cui ci sono 400 milioni di sound bites, cioè soltanto delle frasi dette da qualcuno che guardando lì dice "è stata una storia incredibile", e poi passa a qualcun altro che dice "nessuno di noi aveva idea di cosa stesse succedendo". Sì, però quindi, cioè, andiamo al sodo, su. Ora, da quello che ho intuito da questo primo episodio, mi sembra che i giornalisti che hanno fatto sto documentario siano convinti di averlo trovato di D.B. Cooper, quindi forse per questo io dovrei resistere e andare avanti. Devo andare avanti, vero? Sì, vabbè, dai, lo finisco. L'altro che ho finito, perché sono tre episodi, è dagli stessi autori di The Imposter, che a sua volta è un documentario, mamma mia, per me non c'è stato ritorno, è una di quelle cose che c'è prima e dopo aver visto The Imposter. Si chiama The Puppet Master, è su Netflix, ed è la storia di quest'uomo avido, crudele e perfido che ha ingannato un sacco di gente per soldi, diciamo, e in linea di massima la sua balla preferita è quella di dire che è un agente dell'MI5. E poi da lì si sviluppano cose a seconda di cosa lui abbia bisogno e chi abbia a mano da rendere sua vittima. È una storia terrificante. È molto bello però, bello asterisco, perché partono varie timeline di vari inganni che questo ha portato avanti, spoiler barra porta avanti. Mamma mia, questo è uno dei documentari fatti proprio bene. Cioè questi che hanno fatto anche di Imposter, non mi sono segnata i loro nomi, sono veramente capaci di condurre, di raccontare una storia di queste proporzioni e renderla avvincente, ma molto legata ai fatti, naturalmente. Collegandomi al discorso documentari di D.B. Cooper, un caso che ho fatto per Bomb, un caso che ho fatto invece per Acufeni è stato L'uomo di Somerton, e per me oggi, cioè il 26 di luglio, è uscita su CNN la notizia di un'identificazione tramite DNA
dell'uomo di Somerton. È un articolo molto interessante, non sono sicura che sia la parola fine del mistero, perché anzi restano parecchie zone d'ombra nella vicenda dell'uomo di Somerton, però se ti interessa, ecco, ti metto il link nel box per gli aggiornamenti. Ho nominato i due miei, cioè Acufeni che faccio da sola e Bomb che faccio con la Marti, e mi collego appunto al discorso podcast. Allora, il primo me l'ha consigliato la mia amica Marina, si chiama The Lazarus Heist. È un altro di questi casi di giornalismo che riesce a rendere estremamente avvincente un evento di cronaca, di storia, un fatto reale, che secondo me tutti noi marginalmente conosciamo, però io personalmente non avevo né indagato né forse capito a fondo, spiegandoti i fatti. Ti ricordi quando c'è stato quel mega leak della Sony nel 2014, quando è venuto fuori di tutto, incluso le foto delle celebrities e quant'altro? Tipo, tu lo sapevi che c'entrava quel film che si chiama The Interview? Perché io no. E anche qua, secondo me, c'è un buon bilanciamento tra i sound bites, le interviste, quelli che parlano di prima mano e l'introduzione, specialmente perché è una faccenda complicata, si va molto più indietro, si va molto più a fondo, in più nel panorama completamente nebuloso della North Korea. Bellissimo, te lo consiglio. In realtà è di aprile 2021, però io l'ho ascoltato adesso, sono 10 episodi. E poi, vabbè, Joseph Quinn è stato ospite di un podcast e quindi ho ascoltato solo quella puntata lì, che però ti consiglio. Il podcast si chiama Off Menu e l'episodio in cui c'è lui, credo sia ancora l'ultimo, è il 153. È un podcast che non conoscevo, di Ed Gamble, che non conosco, ma insieme a Ed Gamble c'è anche James Acaster, che invece è un comico di cui ho visto tutti gli speciali che ci sono su Netflix, perché mi piace il suo tipo di comicità, quindi ecco, lui lo conoscevo. Il podcast è divertente perché immagino che sia il loro format, ripeto, io ho sentito solo questo episodio qua. Chiedono all'ospite di mettere insieme il proprio menù ideale e naturalmente non è che fai solo l'elenco, cioè devi spiegare perché scegli una cosa nello specifico. È delizioso. Delizioso. Infine, allora, questo mese, se non altro con gli acquisti, sono stata proprio molto molto cauta, anche perché arrivano tutti gli acquisti per Halloween e ok. Però ti voglio segnalare un Kickstarter che mi ha fatto vedere Instagram. Io ancora non ho ceduto, però secondo me, per quando questo video esce, avrò ceduto. Vado pazza per i Kickstarter. Guarda, ancora mi ricordo l'unico che non è andato a buon fine. Si chiamavano Desk Pals ed erano questi due robini a forma di dinosauro e ciascuno dei due aveva funzioni diverse, tipo ce n'era uno le cui scaglie erano una chiavetta USB, l'altro era una gomma. Mi piacevano da morire, però non abbiamo raggiunto la soglia e quindi non sono stati prodotti e quindi a noi sono stati ridati i soldi e pazienza. Questo secondo me è già ben oltre la soglia, per cui sicuramente la ricompensa arriva ed è un gioco. Il gioco si chiama League of the Lexicon ed è un gioco per maniaci delle parole. Mi sembra una versione attenta solo appunto al lessico di Trivial Pursuit. E poi secondo me anche a livello grafico è molto bello. Forse devo comprarlo. Dopotutto ho appena detto che sono stata brava, no, sto mese. Ed ecco qua, Vez, queste sono state le mie debolezze delle ultime settimane. Fammi sapere quali sono state le tue cose preferite, ma soprattutto spero avrai voglia di partecipare alla Instagram Challenge. Ti ripeto, ogni anno è un'occasione per un'occhiatina gli un nelle vite degli altri ed è sempre un momento di aggregazione e condivisione non solo molto preziosa, dall'altra parte proprio a livello personale per me, cioè io riesco a ricordarmi le stagioni delle passate Instagram Challenge e ci sono alcuni dei giorni più divertenti di sempre. Tipo, c'è stata una volta che mi ero decisa che sarei entrata all'Acqua Azzurra, che è un parco acquatico abbandonato nella periferia di Bologna. È assolutamente impossibile entrare all'Acqua Azzurra senza essere arrestati. Non lo so perché mi hanno arrestato, lo so perché ho tentato e mi sono informata online. Non tentare di entrare in posti abbandonati dove ci sia rischio di alcun genere, e in particolare all'Acqua Azzurra. Comunque, tutto questo per dire che poi alla fine mi rassegnai a fare una foto dalla rete fuori, vicino all'aeroporto. Però questa cosa di avere una missione, tra virgolette, di gironzolare alla ricerca dello scatto giusto, insomma, per me è sempre molto stimolante. Spero che ti piacciono le parole che abbiamo scelto. Come ogni anno è stato un lavoro di concerto, quest'anno in particolare mamma ha dato una mano e secondo me alcune parole si capisce che vengono da lei. Non è alone. E basta, spero che questo video ti abbia divertito, che magari ci sia qualcosa che possa diventare la tua cosa preferita per le prossime settimane. Se ti va, ci vediamo giovedì
con la live GDL GDV tutta a tema Sandman. Prima di allora spero che sia uscito il video. Ci sono tutti i link possibili nel box. Ti abbraccio e se ti va ci vediamo al prossimo video. Ciao!